Rieccomi di nuovo qui, mi sono dimenticata di farvi vedere alcuni lavori che ho realizzato perché mi sono stati chiesti. Allora, ho realizzato questo anello con questo centrale ovale Swarovski 30x22 con queste rocaie 11-0, scusate, con queste delica 11-0 in argento 925, mentre le rocaie interne hanno questo argento più scuro perché sono in nickel. Soltanto che mi era stata chiesta una misura sull'anelliera americana che corrispondeva alla 10, poi mi è stato dato un anello invece che corrispondeva alla 8. Per forza questo gli stava grande, che se si è sbagliato a darmi la misura iniziale. Comunque spero di riuscire a tagliare qui, di togliere un pochino, di rimboccare il filo e di continuare, perché effettivamente, insomma, rifarlo completamente da capo non è molto facile. Poi ho realizzato molto molto semplice. Se ci riesco, ecco, si è annotata per la prima volta da quando l'ho fatta. Questo significa che è fortuna. Riusciremo mai a liberarla? Non lo so. Eccola qua. Allora, ho fatto la sfera Swarovski. Vediamo se si vede. Eccola. Il bicono dovrebbe essere di Golden Shadow AB. Ne ho utilizzati 30, come sapete tutti. Si utilizzano 30 biconi per la sfera. Ci ho messo questo semplice filo cobra tranquillamente, quindi cade in questo modo. E ci ho fatto anche gli orecchini, molto molto semplici anch'essi. Però mi piacevano molto lasciarli leggermente pendenti così. Il risultato è molto carino, ho indossato. Io ne ho realizzata una che mi era stata chiesta in bianco e vi devo dire che era meravigliosa. In bianco era veramente bella, faceva luce ovunque. E tra l'altro l'ho vista realizzata anche in verde smeraldo, sempre a B, ed era veramente bella, bella bella. Questa volta penso e credo di aver finito veramente, mi metto al lavoro, devo realizzare il mio secondo incas e oltre questo devo finire qualcosina, devo aggiustare l'anello, insomma, e quant'altro. Vi mando un bacione, ragazzi, un saluto a tutti e ci vediamo alla prossima, spero presto.